giovane, bella voce, bello in faccia, anche intelligente. Pennavaria si mise a capo del partito fascista. Filippo Pennavaria era un rampollo della borghesia terriera ebrea che subito dopo la guerra organizza i primi gruppi di ex combattenti. Quando contemporaneamente a Ragusa Ibla sorge il primo fascio ebreo, nel circondario di Modica i fasci avevano più iscritti di tutto il resto della Sicilia. Pennavaria ricicla il mondo imprenditoriale, cattolico e moderato ragusano e lo porta con sé, contro i fascisti della prima ora che erano con un'anima bolscevizzante e anarcoide. Pennavaria costituiva l'elemento rasserenante. Il Cappuccio diceva: ora basta, cuor penente ciui, ora mi accomannare gnase.